Dica. Non la sento. Pronto? Pronto? Ma puoi rallentare che ti raggiungo? Mi sto fermando. No, non ti fermare, per carità del Signore. Rallenta e basta. Pronto? Ma sono qua dietro, ma pronto cosa? E comunque c'è su un vento della Madonna. Sì. Grazie. E se stai esattamente in scia, magari passati la mano sulla lente prima che è andata sull'acqua. Comunque ho acceso la 360, indi per cui se vuoi fare qualche sorpasso. Madonna, non possono mettere dei parapetti normali. Comunque si vede proprio il disegno dell'iPhone messo dentro nello zaino. Ecco. Cioè tipo la fotocopia attaccata dietro. Porfido. Non me lo aspettavo. E comunque guarda quella che va su al Furca invece, che è lì proprio di fronte. Sì. Che cazzo di strada, porca vacca, che roba. Che figata. E lì va dentro il trenino vapore che va su al Furca anche. Oltre al fatto che essendo chiusi d'inverno questi passi qua, l'unico modo per andare da una valle all'altra, da un cantone all'altro, senza fare un giro assurdo, è appunto prendendo quel treno qua che carica anche le macchine. Cioè non quello a vapore, quello a vapore per i turisti. Chissà quanto costa. Non lo so quanto costa. Madonna che vento. Sì. Quindi dobbiamo prendere per il Grimsel. Sì. Ecco, Fans, adesso giriamo a sinistra, prendiamo per il Grimsel, mentre se fossimo andati dritti saremmo andati verso il Furca. C'è la piacevolezza di 16 gradi. 16 gradi con vento. Ti sta colando il naso. Ti sta colando il naso? Mangialo. Eh sì, infatti, quello che faccio. Per forza. Perché se hai visto ancora passamontagna, un po' assorbiva. Senza quello devi mangiarla, per forza. Non c'è alternativa. Le premesse sono molto buone, eh. Molto buone, sì. Verso l'infinito e oltre. Ma non hanno freddo questi qua, mamma mia. Io immagino abbiano freddo, sì, visto che ci sono 16 gradi. Ah, ferma, guarda là che figata. Ma che
cacchio ti fermi? E tanto la strada è larga e mi fermo perché faccio vedere ai fans la strada che sale al Furka, quella lì, e poi là tutti i tornanti zigzag, e quello là in alto, che si vedrà un puntino con questa telecamera, è l'hotel Belvedere, dove una volta in tutta quella vallata là, dove adesso c'è la cascata, c'era il ghiacciaio del Reno che arrivava fino a giù in valle, e col riscaldamento globale è sparito completamente, e infatti anche l'hotel è stato abbandonato perché non era più meta turistica. Many months later. Siamo all'entrata delle grotte di ghiaccio. Stai zitto, lo dico io. Siamo per entrare nelle grotte di ghiaccio. A posto così, andiamo. Vai. Oh wow. Franz, siamo al Furka Pass nel ghiacciaio del Rodano. Che figata però. Peccato che tra 100 anni non ci sarà più. Siamo arrivati in fondo alla grotta, guarda qua. Bandiera della Svizzera, 2 cubetti di ghiaccio per farsi un bel gin tonic. Luna, un bel pediluvio dentro nella fossa del ghiacciaio. Mamma mia. Non ti va un bel pediluvio fresco? Luna Colombo esce dalla grotta. Meanwhile, e si conclude qui la rubrica National Geographic. Bene, adesso mi devi recuperare però. E però rallenta perché non posso andare a 130 qua. Comunque era una cosa molto interessante secondo me da sapere, perché io mi sono chiesto come mai è stato abbandonato l'hotel. Ho cercato e ho trovato la spiegazione. Dica. Non la sento. Pronto? Pronto? Ma puoi rallentare che ti raggiungo? Mi sto fermando. No, non ti fermare per carità del signore. Rallenta e basta. Pronto? Ma sono qua dietro, ma pronto cosa? Guarda qua che bello. Ah, che figata. Qua si vede ancora meglio. Aspetta che faccio una foto. Magari dai prossimi tornanti siete ancora meglio, ma da qua tanta roba. Cioè, ma quelli sono dei ponti? Sì. Su, madonna, che paura. Ma noi siamo passati di lì, eh. Però quando la fai non ti rendi conto. Madonna. Che figata, però. Ok, ci sono. Sono dei ponti proprio sopra a dove passa il fiume che viene giù dalla montagna. Ma strapiombo lì, eh. 15 gradi a metà luglio. Che freddo. Meno male che stamattina ti ho detto. Secondo me però se prendiamo su una maglia a maniche lunghe è meglio, eh. Sì, meno male. Pensa che perché tu non l'avresti presa, eh. No. Beh, devo dire che le 2 ore di statale solo per la vista delle strade che ci sono qua sotto ne valeva la pena. Ma guarda quelle montagne là come sono aguzze. Sì, è vero. Basta che non vai fuori strada, che già ti ho visto il burrone. Oh, guarda le montagne! Dove? Bam, dentro nel fosso! Oh, stavo guardando anche la strada comunque. Salve, eh? Pronto? Quattordici gradi. Che freddo. Zio Pelanda. Servivano i guanti invernali, altro che. Pronto? Oh, Grimsel Pass 2165 metri. C'era anche una bella biondina, non volevo dirlo, ma gira a sinistra. Perché? Perché c'è il Belvedere.
credo, da qualche parte. Immagino di lì, ma non ne sono sicuro. Mi fermo qua. Fermati lì, davanti al cartello che dice non parcheggiare qui. Dove? Non lo so, è scritto in tedesco. Devo staccare su tutto, no? Aspetta, fammi vedere se c'è quello che penso. Intanto tu fai la guardia. Spegni la GoPro davanti. Perché non so se è qui o più avanti. Che si vede tipo tutto il lago bianco, pazzesco. Sì, sì, si vede, ma no, non è questo che pensavo. Quindi cosa faccio? Stai calma, la retro e poi andiamo avanti. Non ce la faccio. Per girarti? No, ce la fai, ce la fai. Ma no, io volevo fare la retro così. Bene, fans, non era questo il punto panoramico che pensavo. Andiamo a vedere se lo troviamo, che dovrebbe essere qua avanti. Andiamo, avventuriamoci. Bene, fans, ci siamo fermati qua a fare un po' di foto sul Grimsel, nel punto più figo in assoluto. Vi abbiamo fatto vedere il paesaggio, adesso continuiamo. Mi sa che cambio la batteria 360, un po' scaritina e poi andiamo.